La vita, il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, non è questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. E se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, dammi il sogno di sposarsi e la natura di diventare padre. Sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è che ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Non rimangano parole, non rimangano parole, non rimangano parole.